Teatro Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppy Night Fest, la seconda dose. In collaborazione con... Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Bava, Opportunity Shop. TechMate, sempre un passo avanti. Validoso, semplicemente prodigioso. Delfino Surgelati, compri freddo, mangi fresco. Bed & Well, dormici su. Il Ruspante, passione per la qualità. Prezioso Casa, il centro arredamenti numero uno in Europa. Sagifin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Alba Gel, nato per il bucato, ideale per tutta la casa. Boroni Experience, tanti servizi, un solo esperto. SEA 2.0, sicurezza ambientale. Dal Teatro Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppy Night Fest, la seconda dose. Signori, un uomo dalla comicità che gli sprizza da tutti i pori. Ladies and gentlemen, Peppe Iodice! Aspetta che non ti sentono, aspetta che non ti sentono! Facciamogli un applauso, eh? Dai, ti faccio arrivare il palmare se vuoi. Vieni qua, ti do il mio microfono, dai. Guarda la e chi sei? Guarda la dai, non devo... avrò spai giù, guarda la secondo voi mangia fa, cosa ha attaccato con catetere il KPC? Facciamo entrare... il microfonista è merda, vieni! Tutte le mani, vai! Per fortuna non si è sentito quello che ha detto, perché mi ha presentato in una maniera non proprio corretta. Ma si sente adesso? Scusa, scusa microfonista. Ragazzi, l'occhio so peggio di allora... Ripetiamo la presentazione perché è giusto che voi sappiate, ha avuto problemi alle zone inferiori. Volevo fare una domanda al pubblico di Canale 21. È meglio l'acqua calda o l'acqua fredda? Daniele Decibel Bellini. Lui fa una trasmissione a Radio Marti alle 5 di mattina, è seguita solo dai Furnar. Signori, Francesco Massandrea. Buonasera al pubblico del Teatro Troisi, grazie per essere con noi anche Cesco stasera. Cesco Massandrea, un notissimo piatto vacante dell'etere. No, c'è uno che è tutto, diciamo, apparenza, è fumo e niente al russo, ecco. Perché? E niente, io volevo ancora sottolinearti questa, sì, che io stasera vi sto facendo una cortesia, perché credo di aver abbandonato definitivamente la TV regionale, perché è comunque una cosa troppo a zuppa e fasulo, che ne so. Sì. Onestamente, non so se penso l'hai saputo come tutti, sì, e ti sei anche schiattato dentro lo stomaco che ho fatto Zelig la settimana scorsa, ma no. Ci ha rappresentato alla grande. No. Non voglio farvelo pesare, non mi, sì, voglio autocelebrare. Prego Daniele. 4,5 milioni. Complimenti, sei stato fantastico. Però aspetta, possiamo dire, scusa, che la nostra trasmissione... No, va benissimo. Però con tutto il rispetto... Ma fatelo tuo. Si cosa pane e pugarolo a me. Allora... Aspetta, non si sente forse. Ragazzi... c'è il palmare, dai. Fai così, adesso risolviamo. Vogliamo fare, ci vediamo domani mattina. Aggiù però stanno grillando di canale, stanno mettendo l'occhio. Può darsi, capita un po' di va bene, me lo faccio, ma curso anzi i microfoni.
Allora, scusa, anche per, come dire, raccontare le cose per quelle che sono, sì. Questo programma è campione d'ascolti, lo vogliamo dire? Sì, ma buono. Se questo qua. Ah! Il nostro è campione d'ascolti. Ah, che sia palla che c'è un'organizzazione. No, non è una palla. Sì, sì, non si sente niente, però è bello, è uno spettacolo di mimmi che facciamo il lunedì qui a Canale 22. Allora, ma ora siamo andando in intenzione, ma adesso cerchiamo di capire perché. Fammi una data all'elettra. Manu, per favore, puoi venire un attimo a risolvere questa cosa? Vabbè, possiamo capita. Presentare, però possiamo presentare un altro straordinario interno. Intanto sì, potremmo. Presentiamo un altro. Ma chi è sempre? No, è sempre Emanuele. Sa sempre chi sta accadere. Adesso ti cambiamo. Allora, cambiamo la trasmissione. Un attimo. Presentiamo solo. Il più amato dalle ballerine italiane. Sì. Un uomo che c'ha una moglie e 12 cumar, Francesco Procopio! Veramente aspettavo! Capitano! Capitano! Buonasera! Hai fatto un scherzo, mio padre, si è rotto il microfono! Il mio si sente troppo bene, Peppe, si sente? Una risposta? Oh? Sono molto contento, Peppe, tu avrai fatto Zelig, ma anche la nostra scuola di Dance Academy Procops Ballerum va molto 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 bene. Anche questo giorno noi abbiamo fatto altri allievi, la scuola va gonfie vele, caro Peppe, altre iscrizioni. No, 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 abbiamo altre iscrizioni. Ah, bene, 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 bene. Sì, sì, chi è? Che è successo? No, no, niente di grave. Abbiamo altre iscrizioni, Peppe. Ma chi è? No, un'altra iscrizione. Sì, allora. Oh, no, lui, guarda che lui promette, promette molto bene. Vieni che dire, questo da grande farà la strada, Tu muovi così, ma chissà quando sarà. Sarà malamente. Sarà malamente. Senti Peppe, allora l'unica cosa che questo nuovo iscritto mi ha chiesto di cambiare è un po' il testo della canzone. Io c'ho gente, basta che ti scrivo. Ma faccialo vedere, ma chi è questo nuovo iscritto? Non lo faccio vedere subito. L'unica cosa che ti dico è che lui mi ha chiesto, invece a Mabballà, questa volta canteremo, che è un'altra canzone, a Mamagnà. Questa è l'unica cosa. Pronto? Vai con la musica, dashi! Vieni, vieni, a Mamagnà, ma cos'è? Adesso la siamo a fare adesso. Ma che schifo, ma che è? Sei imbarazzante però, Peppe, ti prego. Va alla grande la scuola, caro Peppi, va alla grande. L'unica cosa che adesso ha mancato Dudu. No, ma lui sape... Ah, giustamente col Dudu qui si sta veramente fanno più schifo. Sì, ci serve un po' di stoffa e abbiamo fornuto i sordi e quindi volevamo chiederti un piccolo prestito, ecco tutto. Scusami, ma tu tieni sempre a tuo cognato. Infatti, lo scotto se è mio cognato, la di mia moglie. Bravo. Gigi, è nacca! Sa Gigin! Ecco Sa Gigin! Eccolo là, Sa Gigin! Sa Gigin! Giuseppe Saginario, l'unico che può darci una mano. Buonasera, come va Sa Gigin? Bene, però inizio a preoccuparmi. Perché? Stiamo alla scuola, alla grande, dobbiamo comprare il Dudu. Ma un Dudu quanto costa? Quanto ci fa interesse più o meno? Non lo so, però sicuramente gli interessi sono bassissimi, lo sai, con tutti i soldi che mi stai richiedendo, ormai la dance qui cresce, Quindi cresce tanto. Se l'avete Sa Gigin per il Dudu. Signore che dà i soldi. No, allora. Quasi per senza niente, penso, no? Beh, insomma, adesso. Sì, Peppe, sì, veramente degli interessi bassissimi ormai. Comunque, puoi fare una maniata di coriandoli, come si dice in gergo? Beh, un piccolo lascito. Così, perché non ti arrabbi un po' con le maniate? Ma lui non lo fa se non cantiamo quella famosa canzone. Allora, quella piacere, popolo napoletano, quando incontriamo per strada questo persona smizzo che va con Riccica Madina e quindi non sta buono, caga. Però sente Radio Mare. Perché chi si va con Riccica Madina sta buono. Vogliamo cantare quella canzone che non voglia a maniare i coriandoli? 1, 2, 3! Grazie a Sa Gigin! Grazie
grazie Beppe. Beppe, grazie Franci, grazie a te. Allora, grazie a tutti. Ciao Beppe, ciao. Adesso lo state aspettando tutti, è un momento nel quale il monologhista si esalta, l'artista esprime il massimo del suo talento. Tu. Ah, me. Ah. Il barracuda della risata, il serpente a sonagli della satira, la vipera della battuta, il peppitoriale di Peppe Iodice. Comunque, allora, niente, siamo qui, siamo a novembre inoltrato e insomma la prospettiva non mi sembra quella proprio ideale. Sì. La verità, stanno dicendo che a Natale forse finito, cucù, forse probabilmente i virologi hanno detto che quest'anno Natale volevano proprio a mezzo, perché c'è la possibilità che scendiamo, ci divertiamo, non ci dobbiamo divertire mai più, dobbiamo fare una vita in med, dobbiamo buttare il sangue a casa, ognuno in processo a casa sua, quindi non dobbiamo divertirci. Voi non dovete dire che vi state divertendo quando uscite di qua da fare strada in med, perché questi se no dovete dire: ma abbiamo visto ridere nei nerv, che la da ricerca nei nerv fa che la vita sente troppo. Allora loro sono contenti e si rilassano un po'. Quando vedo che è stato il mio zavicato divertito, loro fanno ciurimmo una pochia a maggiore non mi dà Luca, si è attaccato, perché quando appena ci dice che decide il presidente vuole mi giuro oggi giuro. E allora Natale si prospetta un po' così, uno dice mo la terza dose, loro vogliono che noi ci facciamo tutti quanti la terza dose pa' vicino a Natale, pa' vicino a Natale mi arriva tu quando la terza dose. Allora però a me vengono dei dubbi, perché ho letto pure questa notizia qua, mi mandi la prima notizia, che se la grafica funziona con i miei micro, ecco. Momento, il tempo materiale allora, di proroga, vaccini, proroga della scadenza di 3 mesi da parte dell'AIFA. Ma mo proroga, ma sono scaduto che si cosa. Alfa, parlami chiaro, ma non ne scade 3 mesi fa, credo sono buono. A me ho yogurt quando scade, scatto papà, si rende in dao frigorifero. Quando mi fanno il pagliocco là in. Tu pensa fu vaccino che la pagliocco, ma che così, signore. Può capitare. No, no, no. Io voglio fa. Allora. Io me lo voglio pure fare, però signore dell'AIFA te ne ha fa prima tu. È giusto, è giusto, è giusto. I daccia per con l'occhio mio di auto così scaduto la tinta. E se non devo fa prima tu, AIFA, AIFA moccare. Ma cazzo, ma che è? Ma io faccio così scaduto, ma che è? Peppe. Ma che è? Ma scusa. Ma... Io non faccio, tu e ne ha foca da mucca cosa. No, però... Dio pure un amico con questo cervello frascico che tiene. Allora. Natale mo ci hanno fatto quando a UACI, tutto quando, non se ne fottono, tutto quando, pure la gente dice, ma io mo posso fare, a te, te le fa. Mo se non c'ho pure mi fa consapevolmente, dice che ci fanno più o meno fa, che non si capisce. La cosa che stanno adottando mo è che ci volessero buttare in decapitù, cioè, tipo, o fanno senza ce ne fa cosa, cioè vaccino nei capituno. Viene che pugunare, vanno fino a casa dei capituni, guarda che ingegno, che genialità, vanno proprio a rossare i casi dei capituni, vanno a Capitol City, dove vanno sta? Là, dove sta Capitol City? Senza, un paese dei capituni, sotto i capituni, là te li stai a casa tu, là praticamente arriva a rossare i capituni, i capituni fanno, capito, guarda capito, ruorma, capito, buh, è sotto una cosa. Bello e buono, vengono in Italia poi, hai capito? Tu a Cile Natale vengo coppia il muro, che mi hanno detto così, sono frisco, e ti butto un capitone a casa, non sapendo, guardo capito, capito, ti apposto. Cacciari, e ti vaccino pure tu, da Luca addirittura sta pensando a mettere, non mettere un vaccino in danza alla terra in forza. Veramente. Mio zio è papacello. Tu mangiava pacella e ti fai la terza dose e io non è più AstraZeneca che è AstraZalate, sì, capite? Però ragazzi, succedono cose strane.
succedono cose strane. Allora tu pensi che questa è la situazione attuale, è la peggiore possibile, quella del Covid, poi leggi notizie che ti straziano il cuore, che nel mondo succede sempre di peggio. Per esempio, ho letto questa notizia gravissima. Notizia. Per favore, hai studiato il microfono di chi lo là fa. Allora, i cugini di campagna protestano, i Maneskin ci copiano. Allora, ma come fa per ci ricerassi quattro zalla? Allora, con grazie. Cugini di campagna, i volessi ricevere, questi tra la chiave, tutti e otto loro. Non è che chi non sei un vestito buono e vanno copiati un vestito buono, chi lei non giuce, parola, si di carnevale, cioè, da chi la tasso, non si capisce, c'è uno e c'è nata. Ma poi i cugini di campagna, sono da 40 anni, come si dà così, uno di rendere pure conto, uno in palla chiara. Così di nonno, ormai te li dai nebuto. Immagini i cugini che mi hanno appiccato nebuto fuori dalla scuola per studiare così, o pagliare in capo. A maestra fa, chi è il nonno di campagna? Sono io! Anima mia! E chi lo fa? Torna a casa, dove hai l'aria per io? Con le poti in la macchina, ma che c'è fa? Con le poti in la macchina, oh no, mi fa solo figure in mezzo alla mia. No, però, sono notizie sempre più gravi, me ne mandi sì. Quell'altra che... Questa qui è vera, guardate, pare strano, puzza di calzini sporchi nella cabina di pilotaggio, l'aereo costretto ad un atterraggio d'emergenza. Mo, immagino che è successo l'angolo, che devo vedere? Un pilota ha chiamato torre di controllo, torre di controllo, dobbiamo rientrare, a qualcuno gli feto il petalo. Allora noi siamo Ryanair che è Ryan Fett però... Adore che l'ha fatto, scusate comandante, ma che altezza sta? Saranno 28.000 piedi, è normale, scusa, fate nei casettini 28.000 piedi. Giusto, è giusto però, c'hai ragione, hai ragione. Allora, notizie anche del mondo della televisione. Vediamo. Ritorna Gomorra, ritornata. Fan da caniti, impazziti a vedere la prima puntata. Loro sono straordinariamente bravi, sono nostri amici. Sanno persone però che sono grippe troppo assate. Persone che per la prima volta, gente tipo Massa Andrei, no? Che dorme ragazzi, siamo bella e buona. Sempre io. E vi ricordo mentre la frate, che è papà. Mariti dolcissimi che appena con me Gomorra abbia fatto, oh, pulizia terra, oh, mujer, cioè. Mio zio sa visto il rebel cotto vota, sa a memoria. Nel Gianni sa passando per se ti sto obbligato, ci ha dato pure a essere una piazza di spaccia. Figurati. Una pazzia. E poi c'è questa notizia qua che ha fatto un po' arrabbiare tutti i napoletani. Allora, sì. Le Figaro, uno dei principali giornali francesi, ha detto che definisce Napoli il terzo mondo d'Europa. Allora io non voglio fare le polemiche perché secondo me non è proprio giusto, cioè non facciamoci prendere dall'orgoglio, non fare polemica perché siamo superiori a questo. Bravo, però bravo. Insomma, se, oh no, non, guarda che ci vedono, no? canale 21, ovvero il pure là. Allora se noi siamo il terzo mondo, mo sa davvero. I due primi non ci sono, se loro non fanno parte del quarto mondo, perché non si può mai sapere. Però noi non dobbiamo polemizzare, non è che ci hanno attaccato solo di fatto, non si può giusto fare troppi te, ognuno si sciocca guarda come vuoi, cioè uno a me sinceramente a me piace che tu fai la cacca e poi fai quello per te, ma sono gusti dei miei, sei un dettaglio, loro invece che... si mettono con culetto in un lavandino, che scambiate pure, chi lo fanno una faticata un lavandino in Francia, in realtà ti prendono con culetto, è una cosa, allora non è possibile. È la verità, perché poi chi non so fa su Susiel è un francesato su Susiel. Allora tu che puoi ricere? Mica ci può dire a chi lì là, voi tutto il blocco te ne dici 80.000 e chi il e fir falate, mi sa una piazza. Pure Eiffel. E ha cito passato, come io stavo che foto, ma c'è mia fotografia, mi sa su fir falate, così. Cioè tu tenete una torre Eiffel, noi tenete una torre Cricchi a torre Annunziata e già sono due attrattive, cioè, raddoppiamo, quindi sono d'accordo, ma io non voglio entrare in polemica, non voglio dire proprio niente, perché non esiste che io faccio polemica che loro tenono sta baghetta e merda, no, che suppone tutto il muscio, che come fa? Metti una figura in mezzo con un pane caffone, ma questo no.
Io non voglio dire questo, non voglio dire, però una cosa la voglio dire. Abbiamo appuso a Gioconda che ha trimato a pacchetto, quindi un battigiato. E poi è un piacere, cioè, ma le Figaro, ma chi vi ha chiesto niente? Non è che abbiamo fatto la domanda, secondo voi, che mondo siamo? E voi dicete, muoio o terzo? E noi volevamo, non volevamo mai chiesto. Allora io direi al direttore del mattino, che noi conosciamo, amico nostro, oh, caro direttore, manda un inviato lì che fa un reportage dettagliato, il giorno dopo usciamo con la prima pagina del mattino intitolata così. Grazie mille, grazie assai. Il pepitoriale di Peppe Iodice. Grazie. Bomba, bomba, stasera meglio del solito, di più, di più, di più. Facci da forma, ci giurano, facci da pre. E sei in una forma. Così schiattano proprio i microfoni, no, mocca. No, non si rompe più e capita, un piccolo problema tecnico. Ma andiamo avanti perché abbiamo una serata ricchissima. Oh, re, magari che fuggire, il signore voleva fare una battuta. Andiamo avanti. Allora, è venuto il momento di dare la linea a Procopio. Certo. Eccolo qua. Giuseppe. Sì. Eccoci. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Inchino con educazione. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, Fari bene cinese, sì. Buonasera, buonasera. Stasera, Peppe, caro Peppe, grande compostezza, grande dignità, come in Francia. Anche qui iniziamo a dare un respiro nazionale a questa trasmissione. Bravo. E come vedi, stasera, grande dignità, ho controllato. Gli opinionisti non hanno ortaggio di alcuna provenienza, quindi possono tranquillamente accedere. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ecco. Perché mi sembrava troppo. Poi no, li ho controllati, li ho controllati. Sì, 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 sì. Dobbiamo iniziare a dare orgoglio a questa trasmissione. Bravo. Guarda la signora come è tutta, tutto punto. Di, dai, dai. Di tutto punto. Dai, dai, dai. Allora dai. Facciamo una cosa. Ecco. Falletta, sì. Prego. Contenta con l'educazione. E quando mi fanno, amico? Quando mi fanno? Compostezza, forza, educati. Peppy Night, i nostri dietologi. Ma ci te care agli orende! Pielico, grazie mille ai nostri opinionisti! Sì. Che mi fa? Aspetta un attimo, che hai detto? Un poco più giù perché è molto alto. Sì, è molto alto. La sistemo io, la sistemo io. E te lo metto. Un momento. Portate una cosina. E metti l'asciugamano del... Un attimo solo, mi sono permesso. Andiamo a prendere il tavolo. Quando lo fanno a me? Perché, perché mia suocera domani mi deve fare le carciofole intonate fritte. Ho capito, e quindi... Dicevi? Ma posso far salire? No, no, niente, niente. Come? Sono te... Come niente, niente? No, sono per la prossima ospite. Ma tu metti di compostezza, dignità, ma che stiamo pazziando? Secondo te, come fa? E che fatti? Li fatti tre si per tre del carciofolo? Ma sì, tengo come lo fruttaiolo, che fa? E allora ditemelo, ditemelo chiaramente, ho fatto lo strunzuosti. Ah, Francesco, sì! Allora. Peppe, anche con le patate si può fare. Anche con le patate. Dopo ci dai la ricetta, l'importante è che le ammunnate, perché sennò domani siamo... un po' in difficoltà. Poi si fa il buco e si mette la roba dentro. Esatto. Benissimo. Beh, no. Tu fammelo trovare già preparato, a me me ne fotto come si fa. Scusami, mi fai interloquire un secondo con la signora che è diventata una star, perdonatemi, datemi un po' di filo. Peccatemi in bocca a tetere, scusate. Sorry, you are a star now. Sorry, how are a star. Perfetto, perfetto, benissimo. Allora Peppe, vieni qua. Perché dobbiamo presentare un ospite, ma devo ricordare una cosa, che per fortuna c'è una richiesta enorme per i biglietti per venirci a vedere. Sì. Abbiamo deciso insieme che da questa settimana c'è una piccola... Insieme, noi, tutti quanti insieme. Oh. C'è una piccola quota da cedere, ma tutto quello... Sono della gente. No, sto spiegando. Allora, praticamente tutto quello che verrà incassato verrà devoluto in beneficenza. Ma io non l'ho deciso proprio, questo qua... C'è scritto qua il regalo di Natale. Anni, sono di Natale con Pino Oliva... E tutto quello che viene incassato lo daremo in beneficenza all'ultima puntata. Ma scusi, che se mi chiede i soldi su Mario Lebrone!
scusate, vino oliva e pomodoro del teatro, se voglio i soldi in da sacco. No, non è così. Attenzione. Vabbè, comunque voi telefonate, poi vi spiegano tutto velocemente. Mario, 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 Mario. Ale! Perfetto, siamo tutti d'accordo. Bene. Vabbè, se politica ci ha cacciato. No, vabbè, però vanno. Calcio sto parcheggio, quindi. No, ho capito, quello è un altro. Nobile, direttamente. È un fine quindi... nobile, è un fine nobile. Adesso dobbiamo fare una cosa importante. Sì, come fa? Come che dobbiamo fare? Abbiamo la linea a Procopio. Come andiamo alla linea a Procopio perché è un momento veramente. Abbiamo rimanito così. Linea a Procopio! Beppe? Sì. Beppe? Ti ho mai detto che io sono anche mago? Ti posso fare una magia come la vuoi tu, per esempio? No, sto facendo una grande meraviglia di questa cosa. Ti stai facendo una grande meraviglia, non te l'aspettavi, eh? Noni. Guarda che ti faccio una grande magia. Adesso ti faccio apparire la donna dei tuoi sogni, vuoi vedere? Come te l'immagini? Mugerma! Mugerma! San Gher di Platea. Marone, la seconda donna dei miei sogni. Dopo la quarta donna, come tu la immagini? La quarta, quinta, sesta donna dei tuoi sogni, va caro bene, Pepe. Va bene, la vuoi Bruna? Bruna? Sì, va te la immagini alta? Ma sai c'è una comandra? Non lo so, no. Sì. Te la immagini come la vuoi? Bella sexy? Gatasta. Non si può dire gatasta. Te la vuoi immaginare? No, napoletana, la solita napoletana, no. Ci ha stufato la napoletana. No, facciamola da Calabria, vai. Sì, un linguaggio mischiato, non lo so, vedi tu. Va bene, guarda, ti faccio subito la magia, attenzione. Mi trovo la cosa qua un po'. Ha giumagnato, prima l'ho usato per mangiare, poche pazienza. Sei pronto, caro Peppe? Sì. Sei pronto? Guarda che ti faccio una grande magia. Sei pronto? Abra! Calabria! Buonasera! No! Palladrasi! Buonasera! Elisabetta Gregoraci! Grazie! Ciao Eli! Ma che bello, ci sono piacere, sì! Ma buonasera! Buonasera alle signore delle carciofle! Signora, come vanno i carciofi qua? La grande! Sono bellissime! Ho visto Fischetti! Lui è Fischetti, non so se te lo ricordi! Ma ci sono un sacco di amici, sì. Che bello rivederli! Tutti disoccupati, vedi? No. Però ci sei tu che li aiuti. Sì, no, ma io non è che prendo. Come state? Tutto bene? Bene, Elisabetta. Che bello! Allora Elisabetta, adesso faremo un'intervista con. Fai bravo, che me la. Eli. Guarda, mi tiro la scarpa subito. No. Sì, ma non è cambiato niente. Eli, qua ci sta la sfravagatura in terra. Sporco, allora, questo è comunque il Teatro Troisi, vista lo stai. Allora, io. Eli, adesso facciamo un'intervista, però andiamo prima in pubblicità, ti voglio fare prima una domanda. Sei contenta di essere a Canale 21? Per te è un punto d'arrivo o un punto di partenza? Che feci? Che domanda è? Ma, cioè, secondo te adesso la tua carriera può cambiare, per esempio, che Capaffoni direttamente... Cioè... Ci vediamo tra poco al Peppy Night, Elisabetta Gregoraci! Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Da sempre il mio bucato è impeccabile, pulito e profumato, come da tradizione. Il mio segreto? I mitici saponi ecologici Alba, con olio di cocco che con le nuove formule concentrate si prendono cura dei miei capi con delicatezza, eliminando lo sporco in modo efficace e lasciando un freschissimo profumo di pulito. Il buon sapone ecologico adatto ai capi di tutta la famiglia. Alba, amica della natura!
Faccende di casa interminabili? Meglio lavorare in coppia. Validoso, il panno super assorbente, super resistente per lui e per lei. Lavavia e luoghi comuni. Validoso, semplicemente prodigioso. Il bello da Prezioso Casa è che ti senti proprio come a casa. La tua. Mille ambienti, rigorosamente made in Italy. E 35 consulenti che ti seguono passo passo. Proprio come me. Prezioso Casa, sempre più vicino a te. Eh? Pure troppo. Prezioso Casa. Siamo specializzati nei prestiti per tutti i dipendenti e pensionati. Lo facciamo da oltre 20 anni e sappiamo come farlo. Chiama Sagifin allo 081 28 50 23 oppure vai su www.sagifin.com e approfitta delle nostre offerte. Sagifin, da oltre 20 anni al tuo fianco. Chiudi gli occhi ed immagina di distenderti su un materasso Bed & Well e di riposare come mai prima d'ora. Negli store Bed & Well puoi rottamare il tuo vecchio materasso. Approfitta del nostro incentivo. Visita i nostri punti vendita Bed & Well, partner ufficiale Tempur. Boruni Experience. Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti satellitari, impianti di climatizzazione, impianti fotovoltaici. E in più presso i nostri punti vendita trovi tutte le offerte Sky per TV, internet e telefonia. Boruni Experience. Tanti servizi, un solo esperto. BoruniExperience.it. Il Ruspante produce pollo di prima qualità 100% italiano. Grazie alla nostra filiera controllata, dall'allevamento alla consegna delle carni, assicuriamo elevati standard di sicurezza alimentare per offrirvi un prodotto fresco e sano. Scegli il Ruspante e porta in tavola la nostra qualità. Tutto il giorno, tutti i giorni, Delfino Surgelati è a tavola con te. Oltre 900 prodotti sfusi e confezionati, un'altissima qualità nella quantità che vuoi. Delfino Surgelati è a Mugnano, Aversa, Napoli. Delfino Surgelati, compri freddo, mangi fresco. SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. Siamo in diretta, quarta puntata del Peppy Night. Tra un attimo l'intervista di Peppe Iodice e Elisabetta Grecacieli, sì, però io ti devo consegnare, poi la sistemi dove e quando vuoi, la spilla del Peppy Night. Questo è offerta, è gratis. Sì, questa prova che tu sei stata nostra ospite. Ma proprio un brasi, no, che c'ha sei pannelli. No, le stavo offrendo cortesemente. L'intervista di Peppe Iodice e Elisabetta Grecacieli comincia adesso. Allora, Elisabetta Grecacieli, buonasera a tutti. Stiamo applaudendo in lotta, e da fun. Allora, carissima Elisabetta, ciao. Lui è un mio subalterno che si lavora qui e a volte guarda pure le mie bimbe. Vabbè, a te mi interessa questo. Tra le tante cose che fa. Sì, allora, questa è un'intervista fotografica, insomma, l'ho inventata io come idea. Mi devo preoccupare. Mi è venuto a questo Canale 21 che l'ho risollevato dalle ceneri. E... niente, si stava accapputtando Paolo Torino, sono arrivato io per risollevarlo. Allora, Elisabetta, sì, ci saranno delle foto, io ti farò delle domande. Ok. A cui che comunque non siamo organizzati. Vai. Fotografia. Vai. Monte Carlo, Monte di Procida. Sì. Noti delle differenze? Sta a ridere. È una domanda geografica, cominciamo con la geografia. E pensi che sto comportando un po'. Sa chi l'ha l'altra dove ci posso. Ma Procida è bellissima, anche sì. Monte Carlo è molto carina, tu vivi piccolina. A Monte Carlo. Io vivo, sì, vivo di base lì, poi per lavoro, ovviamente, siccome sono italiana e lavoro in Italia, mi sposto, però da 12 anni vivo lì. Monte Carlo è dov'è? Perché noi non abbiamo proprio idea qua.
qui pure Monte di Procida. Non è molto lontano in realtà. Sì, ma a Monte Carlo c'è anche il volo diretto Napoli-Nizza. Quando arrivo dopo, quando... Perché questi quando arrivi là ti vengo a prendere io e 20 minuti di macchina sei a casa mia. No, non è chiaro. Noi, questi qua, no, li vedi, stanno ai piedi di Pilato. Allora, scendono a Monte Carlo, il problema è quando poi li sciogliamo in mezzo alla strada, che Monte Carlo mantiene un suo aplomb. Ma io la cosa mi sono sempre chiesto, sì, tu per esempio a Monte Carlo scendi di casa, no, devi andare a comprare la mandresca. Allora, il pero e il musso, per esempio. Cioè, si vendono queste... No, allora, cos'è? Per favore, Fischetti, mi traduci il pero e il musso? Ah, ok. Esistono questi negozi. Per esempio, devi fare la camisa di stucco a casa. Cioè, a chi chiami? Pensa che sto sistemando casa in questo periodo. Quindi... A chi chiami? Cioè, vabbè, tu chiami a 1-2-3 milioni di euro e ti aggiusta il muro? No, grazie a Dio non è così. È bello perché sono proprio povero che sto parlando. Cioè, dai, smettila. A me piacciono molto i ricchi, io non sopporto i poveri. Mettono la malinconia, povero, ma non ne risapete. Dai, allora, basta, finisci. Vabbè, andiamo avanti. Per far tremare un po' Diego... Di Domenico. Però sono Marone, qua. Però devo mettere poco meglio. Allora. È arrabbiato in questa foto? No, è arrabbiato? In questa foto? No? Sì. Non lo so, lo sai meglio tu che lo sai. Io non ci avevo da che fare. Non ho questa amicizia. L'ho sentito poc'anzi, mi ha detto tutto a posto. Ho detto, guarda, ancora sì, ti faccio sapere. Ma perché ti chiama quando... Cioè, io non so il rapporto, per l'amor di Dio, perché loro non mi hanno voluto dire niente. Cioè, adesso... No, è il mio ex marito, però abbiamo un bellissimo rapporto. Ho un bambino stupendo con lui... da due genitori intelligenti non ci siamo mai fatti la guerra. Scusatemi. Allora, ti spiego che succede. Elisabetta indossa degli orecchini meravigliosi. Uno batte contro il microfono. Ti posso pregare per favore di toglierlo, Eli? Abbi pazienza. Però non aiutare, perché Massa Andrea. Un attimo solo. Allora, lo do io a Diego Di Domenico. No, chi si è fotto le ricine? Tengo io, tengo io. No, Elisabetta, no. Io non lo so perché lui... Non glielo dare. No, lui prende 890 euro a Radio Ma Marte. Non le interessa questa cosa. Chi se fa i tre miss? Dai! Allora, andiamo avanti. Questi orecchini te l'ha regalati Flavio. Fatti sì, tuoi. Me li ha regalati Flavio. Ma non si può che ci organizziamo qualche volta le famiglie? Sì. Hai delle bambine femmine da sistemare? Sì, adesso. Perfetto. Quanti anni hanno le tue bambine? Dipende, faccio avere l'età che vuoi. Nathan ha 11 anni. Nathan ha 11 anni. Quindi è perfetto. Allora, Sofia compie 11 anni a gennaio. Quindi, quando ci vediamo? uomini tu a San Giorgio? Vengo io a Monte Carlo? A Natale, se vuoi. A Natale vogliamo farla insieme? Possiamo fare una bella cena di Natale tutti insieme. Sai, così mi levo da quello pure i canati, perché stanno sempre a casa mia. Invece io dico, ragazzi, si va dal fidanzato di Sofia. Ma tu giochi a tombola? Nathan. Ma dobbiamo giocare a tombola però a Natale. Giochiamo a Monte Carlo alla tombola, certo, no? Sì. Mettiamo sul lambo 2 milioni di euro. E che si fa, Elisabetta? Andiamo avanti con l'intervista. È meglio. Allora, che è meglio? Io vorrei, però tengo paura. Fa un po' caldo qui, come stai sudando? Sì, perché qua è il sud Italia, non so se sei pratica, fa caldo in tutte le stagioni. E perché questo teatro è un po' a puzzafammo, diciamo, non c'ha l'aria condizionata, perché già ma pratica, ci giurano perché... Allora, io vorrei un attimo solo, sì, se tecnicamente siamo... Scusami, Eli, io volevo stai pure comodo, accoglierti Eli, come tu meriti, volevo far scendere il nostro catering, ecco, se possibile. Facciamo scendere il catering, ecco qui una cosina da mangiare. Adoro, grazie! Allora, anche un omaggio, e ci parla di Tropea. Adoro! Ecco qua, un omaggio a Elisabetta. C'è anche il peperoncino piccante. Adesso facciamo arrivare anche da bere. Scusami, Isauro... L'anduia, che carini. Comunque io ho già fatto la spesa in camerino, te lo voglio dire, mi sono arrivate pizze, torte, di tutto, perché voi siete molto accoglienti, molto grazie, generosi. Sì, siamo dici, molto, che diciamo... Io me la porto la prova a casa, guarda. Tesoro, ma è tuo. Lei è Rosy, che ha organizzato tutto Rosy, il camerino. Grazie, Rosy Orso. Grazie. Questo è un omaggio floreale per te. Grazie. Sa che faccio? Aiuto, me lo assi cosa lazzo? Vai, Perrella, vai.
Allora io sarei un po' di vino adesso. Io sono astemia, le cose che sono astemia, però va bene. Mettiamo un po' così. Come se avessi accettato. Mettiamo così. Mettiamo un bicchiere per brindare insieme. Sì, allora prima la signora per brindare insieme. Ho capito, rispetto vino, ma è dramma dire. Stiamo facendo fatto noi. Mamma mia. Ma perché ho detto sì? Perché ho detto sì stasera? No, perché lui dai, dopo ti do la mazzetta. Allora brindiamo a noi. A noi. I consuoceri. Sì, bravo. Abbiamo fatto senno, vai un po'. Paolo Dori, per far capire come pensi. Allora. Allora, la cosa che mi chiedo, e sì, credo che si chiederanno un po' tutti, tu che hai, sei molto bella, un fisico, ma veramente mangi, che tu a me mi date un po' fastidio. Voi che allora ti do tanto bello, fastidio, ti do tanto fastidio, cioè, tanto, ma ti do proprio noia allora, assai. Cioè tu mangi assai? Assai. Ma come mangi? Tutto tutto? Tutto tutto, mi sono fatta pure tipo la mozzarella non fai problemi? L'ho mangiata prima, mozzarella e sfogliatella. E come fai? Scusa. E che ne so, finché dura. Cioè ma te, tu mangi pure per esempio la cioccolata? Cioccolata, sono cioccolata dipendente. Cioè questo, a tutto mangiare? Carbonara, mangia... matriciana, tiramisù. A Nutella? Sempre. Cioè a te ti piace la Nutella? Assai. Vuoi parte la sigla? Signori e signori, di Ferrero Buccaccio, a me mi piace la Nutella, il piccolo Lucio! Tutti i giorni sempre stessa storia, mamma non me lo fa mangiare. Devo dimagrire 10 kg perché sono innassato un po'. L'insalatina non mi piace, meglio un piatto ma caro. Le carotine e gli spinaci, ma che non ce la fa. A me mi piace la Nutella, mangio la più da panna e merendini in quantità e cannetti in latte, maionese e ketchup, non me la vita fa manca, la manca presi da chino e l'uomo bandito, a pranzo me lo fa mangia, ma che ne faccio spiccosi, voglio due mussarelle, di spinatine da mortadelle. La pizza Coca-Cola, come ti può mancare? E se vuole panzarotti e pulisse il tè. A me mi piace la Nutella, panini e bocchette, ho giusto sotto la pancetta, non ho voglio brodino, non mi inizia pastino, se casi vanno male a me. Lucio per Elisabetta Gregoraci. Grazie. Metti una cosa sola, metti la mano qua sul cuore. Ti voglio dire una cosa, sono 13 anni che Peppe mi dà l'opportunità di salire su un palco. La prima persona che mi ha fatto salire su un palco, e c'è ancora il cuore che batte. Che carino, bravo. Grazie, piccolo Lucio, che a me è grosso. Ma che già fa questo qua? Grequisissi microfoni. Continuiamo l'intervista. Ok. Vabbè. Oh my God, che bello, ho fatto la spesa io stasera. Senza allora, volevo capire com'è la situazione delle carciofle. Mi ha spiegato la signora come si fa. Sono molto pelose. La qualità è molto pelosa. Non è buona la qualità. Scusatemi, ma voi, tu a Monte Carlo le vedi le carciofle per sì, la strada? Sì, le vedo le carciofle. La domenica, le ciocciole. Costano fottio, però ci sono. Allora andiamo avanti con la prossima. Stai fermo, oltre al fatto che sei spuntato amico, vai avanti, fai senza far finta, la televisione è anche questo. Made in Sud. Sì, 10 anni di Made in Sud, beh tanto, no? Poi qui allora, ci sono dei miei colleghi qui. Vogliamo dire che ci sono in prima fila Alessandro Bolide e Maria Bolignano. E poi qui abbiamo il professor Fischetti. C'è il professor Fischetti, c'è Marco Gridelli là, che fa parte del nostro show. Penso che quando mi hanno proposto questo programma in Rai mi hanno detto guarda ti offriamo questo programma in Rai, sono due puntate, no? Vi svelo questa cosa,
All'epoca il mio agente mi disse: Eli, però un programma un po' a rischio, sai, ci metti la faccia, cosa decidi di fare? E ho detto: no, io, a me questo programma secondo me funzionerà, ci credo molto e lo voglio fare. E abbiamo fatto 101 puntate. Ah, che meraviglia! 101. Che poi è stata una trasmissione di grandissimo successo, sì, che parte dal sud, quindi esatto, è una cosa che... significativa che... Ma sai, la gente ci amava tanto, vi ama ancora tanto, sì, quindi... Sì, no, andando a fischette, però a loro... No, no, ma lei, lo sai, lei una volta sbagliò porta nei camerini della Rai, anziché aprire... il suo camerino aprì il mio e io proprio in quel momento stavo completamente nudo, lei mi vide e disse: che cosa è Enzo, una caccia al tesoro? ma sempre trattato così, lei mi chiede sempre: ma quante sigarette fumi tra un rapporto sessuale e l'altro? Io ho sempre risposto: una decina di stecche. Enzo, ma è tutto credibile, tra l'altro. No, è credibile perché tra l'altro Enzo veramente... lei ha fatto il calendario, te lo voglio far vedere. Possiamo far vedere solo questa a quest'ora, insomma. E poi per... 12 anni là. È quello là del 2005. E poi per compensare, diciamo, ha fatto anche il un libro di fiaba. Sì, il libro di favole, che bello. Sì. Sì. Ma usai ancora per lei? No, la cosa che però non sta venendo più, quindi... Tu sai che Enzo non sta buono, caca. Allora andiamo avanti. Allora passiamo alla prossima foto. Sì, vai. Questa è una foto del cuore, questa è Soverato. Soverato. Questa sei tu. Quella sono io, quella mia terra dove sono nata, dove sono cresciuta. La mia mamma era siciliana, mio papà calabrese, io sono nata a Soverato. Sono appena posto scappo lì, pensate, sono stata ad agosto a festeggiare il compleanno di mia nonna che ha compiuto 100 anni, si chiama come me, quindi abbiamo fatto una grande festa. Che meraviglia. Ero con mio papà fino a ieri e io sono molto legata alla mia terra. Che è quello che mi ha dato tanto, perché se oggi sono quella che sono, devo comunque tutta la mia famiglia, dove sono nata e i valori che mi hanno insegnato. Quindi le origini sono fondamentali. È vero, altrimenti me ne potevo andare via di testa, insomma, per quello che ho vissuto, che ho visto, per tante situazioni, non solo lavorative, anche di vita, quindi sicuramente Soverato è il mio punto fermo, è quello che mi ha dato tanto e la famiglia è la cosa più importante. Noi abbiamo molti di noi la casa in Calabria, niente, molto, molto scalea praia a mare. E Soverato la conosci? Soverato la conosco, però io ho casa a Schiamonea, non so se conosci. però mamma savo vendere, tu conosci qualcuno, se conosci qualche Sanzaro? Mi posso informare se vuoi. Secondo te si può chiedere alla signora? Vabbè, allora parliamo solo del cocchi, allora... Una avrei pure i fatti suoi. Allora, se vuoi quindi, Calabria, vabbè, noi veramente per noi siete fratelli perché noi abbiamo invaso in estate tante volte la Calabria e partivamo di notte con la macchina, con le molle. Io ho buscato da babbo un sacco di volte perché mio padre faceva, si fece scappare la molla con passa la macchina da Cina e la molla si scappava sempre. Mio padre, infatti, ha avuto una plastica facciale per questo motivo qua. Niente, ma te insomma la calabresità, io non so se si può dire, è tutta dentro di te, la ostenti in un modo bellissimo, no? Come noi ostentiamo la napoletanità. È giusto così? Dici. No, è giusto, le origini secondo me sono fondamentali. No, perché io non sono pratico per le interviste, quindi vado sopra a quello che dici tu e si embriagano le lingue, sai? Perché io fino adesso facevo comunque matrimoni. Comico, lo stand up comedian. Tu facevi lo stand up. Facevo pure questo fatto io. Allora, io guardandoti negli occhi mi viene da dire che tu sei la nostra calabrisella. E cosa fa per arrivare una canzone? Allora, abbiamo una versione incredibile di calabrisella. Tutta dedicata, preparata per Elisabetta Gregoraci. Arriva uno dei più grandi cantautori che abbiamo, moderni, uno che ha un seguito enorme, che arriva qui, si è messo lì e ha preparato calabrisella per una noi. Cosa meravigliosa. Dicevi, saggi, no, ti stavo dando una mano nella presentazione. Signore e signori, calabrisella, canta Tommaso Primo. T'hai visto alla fontana chi lavavi
calabrese la mia rosa da morire. Quando al muro i panni tu spannivi, taglio ha rubato il meglio, ma caturì. Calabrese è la mia, Calabrese è la mia, Calabrese è la mia, sciurù da morì. Calabrese è la mia, Calabrese è la mia, Calabrese è la mia, sciurù d'amore. Tiro l'allero, l'allero, l'allà, sta calabresella morire mi fa. Tiro l'allero, l'allero, l'allà, sta calabresella morire mi fa. Prima merito sì, ma non vuoi ricevi cuti spagni oi beta mia, casi ti spagnirà famiglia tua, brazza di piglio e non ti lascio mai. Calabrese la mia, Calabrese la mia, Calabrese la mia, sciurù da morire. Calabrese la mia, Calabrese la mia, Calabrese la mia, sciurù da tiro l'allero, l'allero, l'allà, sta calabresella morire mi fa. Tiro l'allero, l'allero, l'allà, sta calabresella morire mi fa. Tommaso Primo per Elisabetta Gregoraci. Bellissima, grazie. Bellissimo. In esclusiva al Peppi Line, Legalica, Peppe Spinelli, Gianluigi Capasso. Grazie, bellissimo. Ci vediamo grazie. Nel finale, ci vediamo dopo per una mia richiesta a Tommaso Primo. Grazie maestro, è tutto grazie, gratis, ragazzi. Sapete? Che meraviglia. Tutto per senza niente, perché è nella tradizione. Grazie, che bello omaggio, bellissimo. Noi sembriamo arramoriati, sembriamo arrunzati, ma invece facciamo cose belle. Bellissimo, no, fate le cose l'atletica, noi facciamo solo cose... Allora, andiamo avanti con l'intervista. Sono su Run Free. Allora la cosa mi interessava, perché essendo noi meridionali convinti, io, insomma, quando tu da Soverato poi te ne sei andata. A Roma. Com'è stata la reazione? Perché noi del Sud abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche il difetto poi di criticare un po' chi se ne va. A te è successo questo? No, allora, in realtà quando ho deciso di andare via, stavo un po' male, nel senso che comunque... Io avevo voglia di fare questo lavoro, quando ero piccolina andavo in giro con una spazzola facendo finta che fosse un microfono perché dovevo presentare, quindi ovviamente non potevo rimanere a Soverato. E quindi ne parlai con i miei genitori, mio papà voleva che io diventassi una dottoressa, mia madre mi ha sempre detto decidi tu, fai quello che vuoi. Quindi decisi di andare a Roma perché la mia mamma già all'epoca era malata, quindi volevo stare più vicino in Calabria. Quando arrivai a Roma, tutte le volte che dovevo partire, perché scendevo il weekend per trovare la mia famiglia, poi tornavo quindi a Roma a lavorare o cercare lavoro all'epoca, piangevo, stavo male, non volevo lasciare comunque la nonna, la mamma, la mia famiglia, dove stavo bene ero coccolata, però poi ero comunque una ragazza determinata, volevo fare questo lavoro e quindi ho deciso di fare questa cosa. Ma all'inizio per me non è stato facile. Per te, io immagino... La piazza di Soverato, il bar della piazza, i vecchietti della piazza, quando venivano
Bettina che tornava. Sì. Perché a me mi hanno detto che ma Elisabetta in realtà e Bettina erano contenti perché io poi parlavo di Soverato, della Calabria, della Sicilia, quindi mi dicevano sempre grazie perché ci fai tanta pubblicità. Certo, però allora io ti devo dire la verità, che i vecchietti della piazza, per quanto possono parlare bene davanti, poi quando stanno tra di loro possono essere anche vecchi, nonni, pure modernissimi, criticano sempre. No, non lo moderno! I giovani d'oggi tutti drogati! Capello lunghi! Capello lunghissimo! Drogatissimi! Orecchini, ricchione! Donne che fuma! Guarda, tu fumi? No! No, di la verità, tu fumi? No, non fumo, no, fumo. Ti ho visto tanto e fumavi un pochettino. Tu fumi? Devo dire di sì, fumo. Nonno, non sei dimagrito, cazzarola. Ma tu guardi solo la... Se uno è dimagrito e poi guardi la cazzarola. A te sì, no, in realtà sei in forma. Dai. Sei in forma. E sapete, non fai la spiritosità, dico che sono io il tuo ex. Faccio succedere un bordello. Ma allora... mangi a Briatore, faccio lo buono. Che poi ci sono stato a Soverato, bella su quell'autostrada è drogata la Salerno di cioccolato che le sta sempre peggio, che la Salerno è peggio Calabria, tutti i buchi drogati in terra, sono arrivato in un albergo bellissimo, ho detto al mio nipote senti, ma voglio sapere quanto si paga, ho detto nonno, ha già sapere, sono andato buonasera, ma se si è drogato buonasera, voglio sapere quanto costa per dormire una notte, ha detto ma non si preoccupi, qua è compresa la mezza pensione. Io poi c'era mezza mezz'ora a te per dormire a notte e l'altra mezza mezz'ora ci ha cambiato tutto il mese. Ma ti faccio stare la droga veramente? No, perché... Ti fanno la droga, la droga piccante. La droga si fa la droga drogata. Ha detto, ma non ti preoccupi, figurati, sono gli alberghi di lusso dove si paga fino a 10.000 euro per dormire la notte. E come fai a pigliare su una notte sapendo che la mattina paga 10.000 euro? Ma io non ho messo la notte. Fanno la droga. Poi dopo siamo andati in campeggio perché ci poteva permettere lo campeggio con Don Beppe, ma il campeggio non è fatto per gli anziani, no. Siamo andati perché poi tu nella tenda, non giusto il bagno. La mattina presto dovevamo andare in bagno, ci ha messo Don Beppe, ci tombe, io devo andare pure, come mamma fa, non lo so, domandiamo a qualcuno. Scusa, ma c'è un bagno qua? Sì, tra qui, qua ce l'abbiamo, però qua c'è il bagno in comune. Hai capito? Don Beppe, fa una pesciata a mia dosinte, credi. Già faccio. Come si andiamo a... Ha detto Beppe, ma pure già faccio giù, è un tipici da pagare, eravamo coppo comune, ma ci mamma, siamo arrivati coppo comune soverata. Ho detto, scusa, posso parlare un attimo con sindaco, mi piace. Ha detto, no, mi dispiace, è riunione di gabinetto, lo sapevo. Ha fatto prima i nuovi, vabbè. E poi come mamma fa? E non lo so, ha detto, facciamo una cosa. Torniamo in campeggio, siamo tornati in campeggio. Ha detto, ma è possibile un campeggio così grande, non ci stanno un gabinetto. Ha detto, ma chi ve l'ha detto? Il bagno c'è, sta là, ma sì, però c'è la turca. Dove ci sta una turca? Ma ce ne fotte italiano o turco? Basta casa muova. Cioè, mi sa fare un bagno, aspettava. Dove, ma la turca non esce? Bussi un po', si la turca? Si la turca a Badracca? E ci dove, apri, ammiravo la porta, non solo ci stava la turca, ci stava anche il gabinetto. Si fa un altro. Poi il ritorno abbiamo preso l'aereo. Mi ci ho drogato sui poliziotti che stanno dall'aeroporto. Come va a essere? Fermi! Dobbiamo fare una perquisizione. Io tenevo voluto tagliare unghie in una sacca così, ma mai a pensare che non si poteva portare. Chi si come trovo tagliare unghie? Sono tutto l'antifurto. Colleghi! Abbiamo il tagliaunghie, eh! E tengo l'ogno! Ha giocato con tagliaerba, ma c'è male! Te lo fai lo spiritoso! Questo è un corpo contundente, con questo si ammazzano le persone, si fanno gli attentati. Se questa... Chi deve per lì? Un zitto. Questo è un corpo contundente, con questo si ammazzano le persone, si fanno gli attentati. Se questa... Scusate, posso dirci una cosa? Che ci avete da dire? Io devo andare dalla Lamezia a Napoli. E chi c'è? Come c'è? La Lamezia a Napoli sono 45 minuti di volo, Ma c'era uno con taglia unghie. Si sta fermo. Ci vanno le settimane buone faticane pure lo sapete a Romero. Come ci da chi sta a pezzichino a pezzichino? Ci vanno la droga, vabbè. Bello Iorio! A Happy Night per Elisabetta Gregoraci! Grazie. Andiamo dopo, vamo a fare un po'. Grazie maestro. Fermi, torniamo all'intervista.
andiamo avanti con l'intervista. Allora, cara Elisabetta, il tuo rapporto con la bellezza, insomma, io non so se tu te ne rendi conto, ma tu sei una preta, tu sei... Me lo diceva sempre Mariano. No, nel senso, sei in catasta malamente. No, allora, Peppino, più garbato. Allora, non so, secondo te. No, lo sa, ma le va detto con più grazia. Allora... Però io in realtà ti ho capito, sì. Perché quando venivo a Napoli me lo dicevano sempre questa parolina. Sì, allora, sì. Una curiosità, sì. Se puoi. Sì. Nella vita privata, te come ti chiamano? Cicciola, Ciaccara? No, allora... Può essere, perché Ciaccara... Ma poi non sa che significa, dovremmo chiedere aiuto a Fischetti. Ci puoi dire Ciaccara? Ciaccarella è dal napoletano ciaccare, cioè colpire con violenza. In genere si usa per indicare una bella donna, una bella ragazza, anche una bambina in senso vezzeggiativo. Bene, non sapevo, se non chiamavo Ciaccara. Allora, carissima Elisabetta, com'è il tuo rapporto con la bellezza? Cioè, tu ti senti bella? Beh, cioè, sì, so di essere, cioè, mi piace. Cioè, te l'hanno detto qualche volta? Qualche volta, sì. Sì, cioè, o dicono, cioè, bel carattere, e poi ogni tanto sei pure bella. Cioè, senza la prima cosa... Cioè, come prima funziona? Cosa dicono, hai come funziona? Perché io non sono abituato a me... Non te lo dicono? No, me lo non dicono. È vero, non ci credo. No, mia moglie disse, sei un mostro. No, ma ho conosciuto anche tua suocera prima. Sì, c'è anche mia suocera che sarebbe la mamma. Come disse? Sì, mosso. Ecco. Una curiosità. Yeah, non è serata, dai. Sì, sì, scusa, sembra canale Vintura. Allora, allora una curiosità. Sì. Elisabetta, guardami negli occhi. Sì, ti sto guardando negli occhi. Scusi, dai, lui c'è il tempo. Ma ti hanno mai chiamato bambola? Sì. La rivelazione dell'ultima edizione di X Factor ha fatto impazzire Mica e Marrone, stasera farà impazzire Elisabetta Gregoraci. Per voi, bambola, Matteo Milazzo! Le mani tutti insieme, le mani. Jeans stretto e stretto, sciarpe con il tacco e poi maglia scollata, rossa come piace a lui. Vestia alla moda, non te manco niente in armadio. Non sento le mani tutti insieme. Rossetti e smalto, solo come tu ce l'hai. Nel tuo quartiere, tutti sanno i fatti tuoi. Sta una guaglione, che a me mi va a sbattere il cuore. Sei maliziosa, tutti quanti l'hanno guardata. Quei vestitini, guarda che ha spugliato steggia. Ma non dai conferenze, tu sola chi le pensi. Aspetti solo quel momento quando ti innamorare. Per Elisabetta, bambola, col fisico perfetto da fatta mamma. Sogni le copertine, tu non vuoi studiare. A scuola professore fatta innamorare. Hai 10 in amore, bambola, sul tuo banco di scuola scriva verità. Per cuore l'iniziale o nome di nulla, che a te ti fa impazzire ma tu stai innamorata di energia. Sei un po' nervosa, fai di tutto poco conquista, sai che gli piaci, però alleno la lascerà. Te l'ha pisata, te porta sulla serata. Sai che succede quando glielo ven a sapere, che a bella radio che li dedica sopra te. Tu sei una stella, ma in tuo cuore c'è una chiella. Ti sbatto il cuore quando si rovina e passa, ti fai un sorriso, ecco chi le fa piccica. Giuro che non t'arrende quando che l'accompagna, l'aspetto sotto casa se quando sa t'arriverà. Bambola, col fisico perfetto da fatta mamma. Sogni le copertine, tu non vuoi studiare. A scuola professore vatta innamorata.
hai 10 d'amore, bambola, sul tuo banco di scuola scriva verità, che cuore iniziale o non me chi nulla, che a te ti fa impazzire ma tu sai, ma lui è fidanzato, tu fai su la nuova, quando vieni insieme tu sei geloso, te l'ha detto già prima appuntamento. E vuoi solo sfugnare. Bambola, col fisico perfetto da fatta mamma, sogni le copertine e tu non puoi studiare. A scuola professore fatta innamorare, hai 10 d'amore e bambola. Matteo Milazzo! Grazie. Grazie. Sto ragazzo, bravo. Questo pezzo sta facendo impazzire tutta l'Italia. Stasera l'abbiamo voluto regalare, offrire, grazie, dedicare a Elisabetta, direttamente da Catania. Esatto, esatto. Matteo, sei vestito meglio mo con là. Allora, ragazzi, devo studiare. Che una magliettina rosa, una maglietta normale. Però hai avuto un grande successo. Grazie, allora, grazie. Matteo Milazzo, io lo ringrazio veramente tanto. Grazie a te, grazie a voi. Da Catania, un casino, insomma, veramente con grande grazie. Affetto. Grazie mille. Noi andiamo un attimo in pubblicità e poi c'è una sorpresa bellissima, un'altra sorpresa per la nostra Elisabetta Gregoraci. Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Da sempre il mio bucato è impeccabile, pulito e profumato, come da tradizione. Il mio segreto? I mitici saponi ecologici Alba, con olio di cocco che con le nuove formule concentrate si prendono cura dei miei capi con delicatezza, eliminando lo sporco in modo efficace e lasciando un freschissimo profumo di pulito. Il buon sapone ecologico adatto ai capi di tutta la famiglia. Alba, amica della natura! Faccende di casa interminabili? Meglio lavorare in coppia. Validoso, il panno super assorbente, super resistente per lui e per lei. Lavavia e luoghi comuni. Validoso, semplicemente prodigioso. Il bello da Prezioso Casa è che ti senti proprio come a casa. La tua. Mille ambienti, rigorosamente made in Italy. E 35 consulenti che ti seguono passo passo. Proprio come me. Prezioso Casa, sempre più vicino a te. Eh? Pure troppo. Prezioso Casa. Siamo specializzati nei prestiti per tutti i dipendenti e pensionati. Lo facciamo da oltre 20 anni e sappiamo come farlo. Chiama Sagi fino allo 081 28 50 23 oppure vai su www.sagifin.com e approfitta delle nostre offerte. Sagifin, da oltre 20 anni al tuo fianco. Chiudi gli occhi ed immagina di distenderti su un materasso Bed & Well e di riposare come mai prima d'ora. Negli store Bed & Well puoi rottamare il tuo vecchio materasso. Approfitta del nostro incentivo. Visita i nostri punti vendita Bed & Well, partner ufficiale Tempur. Boruni Experience, progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti satellitari, impianti di climatizzazione, impianti fotovoltaici. E in più presso i nostri punti vendita trovi tutte le offerte Sky per TV, internet e telefonia. Boruni Experience, tanti servizi, un solo esperto. BoruniExperience.it.
Il Ruspante produce pollo di prima qualità 100% italiano. Grazie alla nostra filiera controllata, dall'allevamento alla consegna delle carni, assicuriamo elevati standard di sicurezza alimentare per offrirvi un prodotto fresco e sano. Scegli il Ruspante e porta in tavola la nostra qualità. Tutto il giorno, tutti i giorni, Delfino Surgelati è a tavola con te. Oltre 900 prodotti sfusi e confezionati, un'altissima qualità nella quantità che vuoi. Delfino Surgelati è a Mugnano, Aversa, Napoli. Delfino Surgelati, compri freddo, mangi fresco. SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. Teatro Troisi, rubiamo ancora qualche minuto a Elisabetta, che è stata fino adesso spiritosissima, gentile, sì, molto molto cortese con noi. Sì, adesso le abbiamo preparato una sorpresa finale che sono certo gradirà. Noi? Sì, volevo solo far... Volevo solo informarmi, perché vedo che si stanno buttando un po' nelle braghe i signori delle carciofle. Io domani le devo fare intonate e fritte. Sì. Mia suocera io la conosco, caratterialmente portata a non fare, allora è meglio che la invogliamo un po'. Peppe, veloce, lei sul braccio ha tatuato una frase della canzone Aurora, sì, ci tenevo tantissimo a dirlo, e poi è cintura nera di karate. Capito. È vero. Anche istruttrice. Va bene, hai detto cose sempre molto illuminanti. Cose che la dice, cioè però... Allora, Elisabetta, sì, io la domanda che ti vorrei fare è quella che mi hanno chiesto un po' tutti, hanno detto diglielo tu, che Elisabetta a te risponde. Sì, vediamo, io non lo so, dipende. So, sì, anche mia suocera compra tutti i giornali, spende una pensione in chi oggi, che si fa attaccare. In questo momento sei fidanzata? No, non ho il fidanzato in questo momento. Come mai stai a spasso? Uno non ho in realtà. Un momento che sei un po' tu sfriggiosa, cioè sei ustinata, è un momento in cui vuoi stare un po' da sola. No, se capita sono contenta, se dovesse capitare, non è ancora capitato. Caro capito. Grazie. Che sa tutto il club delle setelle. No, là. Sono sei. Sei una di noi, che ne sta senza. Oh. Sei una donna semplice alla mano. Allora, guarda, aspetta, Eli. Ho perso la tua aspetta figlia. Un attimo, la prendo io, Eli. Ci mancherebbe altro. La cavalleria sta su. Che sia. Che le sa fare? Sta puluzzando, sta spi. Invece sta all'adrena così. E il titolare deve fare tutto. Capito? Allora, visto che non hai il fidanzato, sì, io mi vuoi proporre qualcuno? No. Io avevo saputo, perché io mi sento spesso anche con Flavio, e ha detto: guarda, si deve insurare. Flavio è contento che non ho il fidanzato. Ma Flavio è ancora un po' geloso di te? Un pochino. Sì. Come si dice in Francia? Non lo so, che chiudo quello. Allora, io ho pensato ad un pretendente. Secondo me, sì, il vero erede di Briatore, io credo che penso di poter osare, no? Credo. Speriamo che anche bene, Diego che mi dà il permesso. Abbiamo qui il pretendente ufficiale. Di Elisabetta Gregoraci, Procopio è con te? Giuseppe, sì, è con me. Abbiamo qui un corteggiatore di Elisabetta all'altezza della signora Gregoraci, sicuramente uguale ai suoi precedenti, sicuramente. Sì. Posso sicuramente presentarlo. Abbiamo qui le Papuchelles de Bergerac, eccolo qui. Un uomo di grande cultura. Sì.
Scusa, è altissima. Ma posso dire una cosa? Sì, sì, dici, dici. E allora mi vado a prendere l'originale. Sì, vieni qua. Ma no, no, ma allora, perdonami, come ti chiami? Come ti chiami? Papuscello. De Bergerac. Come si chiama? Papuscello. Aspetta, aspetta, però. Papuscello, mi tengo l'originale a questo punto. Allora, tesoro. Allora lo facciamo venire. Credo che sia un sì. Sì, sì. Apriamo la busta. Maria, apri la busta. Fallo tre sì. Prego, l'accompagno. Vieni. Le papuscelle de Bergerac. Le papuscelle. Le papuscelle de Bergerac. Eccolo qui. Francesco, rimane qua perché è importante il momento. Buonasera. Vi lasciamo soli? Lasciamoli soli. I fiori sono bellissimi. Allora, falli fa loro, falli fa. I tuoi bucheri. Non ho capito. No, no, ma anche non capisco, non ti preoccupare. Allora, un attimo solo. E allora, beh, almeno allora non litighiamo perché non lo capisco quando parlo. No, perché... perché lui è straniero. Ecco. Sì. Lui anche è francese della Tor. Ah, oui? Sì. Allora, dici quello che pensi, tipo che tutto presentati, Papuscello. Papuscello. Di nuovo, piacere mio. Giadia, e mi ha fatto molto piacere buttare questo bouquet a voi, perché l'ha molto sempre, sempre corteggiate, molto bellissime. Grazie. È dell'Africa del Nord. Allora, allora. Allora, Papuscello. Sì. Scusi le spalle. No, si figuri. Scusi le spalle. Ma che dopo un man. Allora... Allora, Papuscello, sì, puoi fare una dichiarazione alla signora Gregoraci? Una bella dichiarazione d'amore. Mi fa piacere incontrare, mi fa piacere fare una grande spraia. Una grande? Spraia. Che è? Una grande? Ah, no! Che ha detto? E non ci capite mai chi crea spraia. C'è uno straniero in sala che può tradurre. No, ma non si capisce. La spraia, che è? Allora, la... Ah, la spraia. Aspetta, fammi capire, la spraia cos'è? La spraia, come si dice? In Vicinia? La signora dei carcieri. Ah, spoi! Bassani! Cos'è la spoia? Ha detto che vorrebbe invitarti un giorno ad una spa. La spraia. Ah, ok, ok. Allora. Allora vuoi dire, lei abita a Monte Carlo? Tu sei stato qualche volta a Monte Carlo? A Frascito. A Frascito. A Frascito. A Frascito, no. E in Francia e tu sei andato con le macchine tue, no? Tu hai un quale sì, macchina? L'Audia. Poi ma tu devi dire che non è una persona, cioè poi ti spiegherò. Allora senti, la seconda macchina, Mercedes. La seconda Mercedio. Co? La che va langa, langa così. Un Mercedio. Chi le capo langa? La macchina capullang, non so. Allora, sì, dedica questa, queste frasi, perché lui mi ha detto che ha scritto una poesia per te. Sì. Allora, grazie. Adesso... Ti suggerisco io. Flavio sì. Papuscello. Salve. Scusa, Elia. Allora, vai. Vai. Per te. Sei pronto? Ah, un sì. attimo solo. Un attimo solo, vorrei un accompagnamento musicale. Sì, allora, faccia... Prendiamo due maestri sfusi là dietro. No, sfusi, sono due professori. Sì. Ci sanno? Eccoli qua, ho trovato due maestri sfusi. Guarda lei, allora, vai, poi mi dite quanto vi devo. Se organizziamo un attimo la cosa al volo, basso basso, basso tanto, se si potesse avere un arpeggino. Allora, la, Flavio per Elisabetta. Vai, non mandare a me. Se può morire senza i capi. È perché quello sta vivo. Ma non ha discutere, ha ricevuto di chi? La stessa cosa di chi? Se può morire senza capire. Se può morire senza capire. Se può morire quando fai così. Se può morire quando fai così. Se stavo leggendo, ma chi si... Caschi, Punundama. Punundama non dovresti esistere. Punundama non dovresti esistere. Non è altro non dovresti esistere, ma che stai dicendo? Allora, questa no, l'estetista, non dovresti esistere. Esiste, Leo. Allora, ragazzi, scusatemi, ma che è ne ha vostra? Come ne ha scritto io? Che sta saccia? Come? Per Elisabetta, questa è Ti amo e ti penso. E di Rosario Minaggio! Buonasera. Buonasera. Quando fai così,
si fa senza duma sa, come si fa senza duca, fammi pensare che mi posso illudere da questo sentimento e mi consuma dentro. Tu vega e manna amore, se ferma le parole insieme a te, se mi saluto mora, rimbacchi sto più cuore vogare. Io con te mi faccio male, tu mi fai tremare pure l'anima. Tu vega e manna amore, tu pensa non mi trovo senza te. Soltanto ti amo e ti penso. Nu vo chiede, nu me fa gamba, nu vo chiede che me n'ha già fa, nu me tratta come tutti gli uomini. Non mi accontentare, ma con un po' che bene. Soltanto ti amo e ti penso. Grazie, grazie. Allora, io Rosario, dimmi, Peppe, dimmi. Siccome deve andare via, è stata così cara, grazie, così gentile, noi ti abbiamo fatto questo omaggio. Grazie, grazie. Rosario è una delle voci più belle, è uno dei cantanti romantici davvero. Molto romantico, è vero. Io volevo salutare, io ma credo tutto il pubblico di Napoli, la nostra amica Elisabetta Gregoraci al Peppi Night. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Grazie assai, Elisabetta Gregoraci. Ciao a tutti, Elisabetta Gregoraci. Da dove vado? Da qui. Grazie. Qua, di qua, faccio strada. Grazie a tutti. Elisabetta Gregoraci. Grazie. Grazie a te. Grazie. Peppe, allora? Allora, prima di tutto, pensiamo ai fatti nostri, lo sai? Sì. Pensiamo al fatto che venerdì 31 dicembre, in verità sarebbe il primo gennaio, perché sono due la notte, chi si sì. calcola le pilole? Sì, sì, però sai che cos'è? Si confondono poi, le persone si confondono. Allora, voi cominciate a venire dal 31 dicembre, aspettate un paio d'ore e si farà il primo gennaio. Al Teatro Troisi ci sarà il concerto Cominciamo Capodanno, la grande Capodanno. L'anno, Capodanno con Rosario Miraggio, è una cosa meravigliosa, secondo me porta pure bene, quindi vi invitiamo tutti, pagando ovviamente. Vabbè, che invito, ci sto per chiuso, si crede che... Allora, Rosa, ma sì, stai dimmi. Qua, io ho preso questi musicisti, non so se conosci. No, no. Perché loro si trovano a passare spesso per Foro Rotta e io l'ho preso. Allora, ma se fai... Gli ha tutti e due dalle quale, bene. Guarda, sono identici, è incredibile. Io mi credo che era uno solo. Però, ok. Però è pavamo buone, credo. Ah. Allora, io ti chiedo, io mi siedo qua. Dimmi, io dimmi. Voglio sentire un po' quelle che mi piacciono a me. Allora, vediamo un po'. Andiamo prima con questa, vai. Vediamo se ti piace. Accomodati. Fammi sta con te, solo con te, abbracciate sempre, che ci posso fare sempre a me.
tu sei tutto e niente, è arrivato di imbesta con te. Si tu avere pensi che nessuno è più importante me. Fammi sta con te, solo con te, perché quel che perdimmo non si può mai più trovare. Mi sa tutti i sentimenti che si sono studiati già. Tu sei l'unico che sceglie chi sto cuore che dava. Non lo faccio aspettare. Na 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 na. Fammi sta con te, solo con te, con merito sempre e promesse sanna mantenere. Tutto cosa niente, rimmo chi ti fermo se io vuoi fa. Non mi fa più aspettare. Bis, bis! Sarà meglio lasciarti con la testa sul petto, rimanendo vestiti, forse è meglio così. Evitiamo stasera di finire nel letto. Si rimane fornudo, ma che sfizio c'è sta. Me parole sti mano non può far ma già si sono appiccicate di buona spuglia e sta voglia di amore più forte si fa. Più mi fa male più voglio provare che lo gossale indifferito fa. Non sono capace ci di cancellare scritto in pietra a me c'è sto nome tuo. Poi prova a non m'innamorare. Non passo un'ora e torna a te chiamare. Voglio con male male m'andava. Perché prima di niente mi piaceva. È una frase d'amore tagliata a metà. Perché mentre mi scrive mi può cancellare. Ma faccio male sulla scienza e tutto il tempo voglio consumare perché nessuno mi potesse dare mezza parte di fanno male pena. Na 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 na. Mezza parte di ancora, ancora. Ma quanto deve cantare Rosario? Lascia che la lo... Ma che è richiesto? Ah, sì, sì, no, il filangere sarebbe quello che mi ha girato no, il video. Volevo, allora, sì. Volevo soltanto... Rosario, ha cantato una notte, stiamo pure dicendo filangere. Ma che ce ne fu? Allora... Sì, sì. No, diciamo, canzone una notte... Ah no, fecca ciò, allora... La canzone allora, una notte non mi viene a mente, però... Ma posso chiedere un... Sicuramente ci sarà un... Una, posso un chiederla, sì. Proprio una richiesta personale, te la dico nella reccia. Già, ma ci lascia fa. Ma però pure una cosa a forma. Ma allora, per favore. Vai, 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 facciamola. Sì, sempre tu. Ma non tengo manco più l'età, papà. Vai, vai, tu sei un guaglione, vai. Tuo padre finalmente l'ha comprata. La macchina 50 profumata e tu stasi tutta privarata, una folla rinta macchina imbezzata, vai camminando fuori Marcellina, sputtivo ognuno in coppe motori.
tavoline, stai che non ho sacchiotto e tavoline, costere ad alta voce per canta, la macchina 50 che figata, e nel quartiere tu sei già una star. Rosario Miraggio al Poppy Night. Grazie, grazie Peppe. Prenditi gli applausi che grazie, meriti. Maestri. Questo campione assoluto della musica napoletana in tutta Italia, in tutta Europa e tutto il mondo. Il primo gennaio, imperdibile, il concerto del mio amico Rosario Miraggio. Cominciate l'anno bene. Un errore potrebbe essere fatale. Il primo gennaio, Teatro Troisi. Rosario Miraggio! Ciao, grazie Rosario! Grazie. Ci vediamo tra poco! Tra poco torniamo con un grandissimo Happy Night! A di Scimito! Che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Da sempre il mio bucato è impeccabile, pulito e profumato, come da tradizione. Il mio segreto? I mitici saponi ecologici Alba, con olio di cocco che con le nuove formule concentrate si prendono cura dei miei capi con delicatezza, eliminando lo sporco in modo efficace e lasciando un freschissimo profumo di pulito. Il buon sapone ecologico adatto ai capi di tutta la famiglia. Alba, amica della natura. Faccende di casa interminabili? Meglio lavorare in coppia. Validoso, il panno super assorbente, super resistente, per lui e per lei. Lava via i luoghi comuni. Validoso, semplicemente prodigioso. Il bello da Prezioso Casa è che ti senti proprio come a casa. La tua. Mille ambienti, rigorosamente made in Italy. E 35 consulenti che ti seguono passo passo. Proprio come me. Prezioso Casa, sempre più vicino a te. Eh? Pure troppo. Prezioso Casa. Siamo specializzati nei prestiti per tutti i dipendenti e pensionati. Lo facciamo da oltre 20 anni e sappiamo come farlo. Chiama Saggi fino allo 081 28 50 23 oppure vai su www.sagifin.com e approfitta delle nostre offerte. Sagifin. Da oltre 20 anni al tuo fianco. Chiudi gli occhi ed immagina di distenderti su un materasso Bed & Well e di riposare come mai prima d'ora. Negli store Bed & Well puoi rottamare il tuo vecchio materasso. Approfitta del nostro incentivo. Visita i nostri punti vendita Bed & Well, partner ufficiale Tempur. Boruni Experience, progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti satellitari, impianti di climatizzazione, impianti fotovoltaici. E in più presso i nostri punti vendita trovi tutte le offerte Sky per TV, internet e telefonia. Boruni Experience, tanti servizi, un solo esperto. BoruniExperience.it. Il Ruspante produce pollo di prima qualità 100% italiano. Grazie alla nostra filiera controllata, dall'allevamento alla consegna delle carni, assicuriamo elevati standard di sicurezza alimentare per offrirvi un prodotto fresco e sano. Scegli il Ruspante e porta in tavola la nostra qualità. Tutto il giorno, tutti i giorni, Delfino Surgelati è a tavola con te. Oltre 900 prodotti sfusi e confezionati, un'altissima qualità nella quantità che vuoi. Delfino Surgelati è a Mugnano, Aversa, Napoli. Delfino Surgelati, compri freddo, mangi fresco.
SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. Peppi Night, questo lunedì uscioso di fine novembre su canale 21. Canale 21 non aveva idea che potevamo fare una cosa così importante. Canale 21 ha surclassato le altre reti. C'entra sta questo editto adesso. Volevamo salutare le altre reti. Sì, vabbè, buon ormai, lavoro. Ormai... Sì. Allora... Mi fai ricordare una cosa volevamo a volo? Ringraziare, per favore. Allora, potremmo ricordare una cosa a volo? Certo, volevo ricordare che a un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il 25 novembre alle 17.30 da Giuliano, in diretta su Canale 21, c'è un grande tributo a Diego con grandi ospiti a partire dalle 5.30. Un applauso a Diego, ci sta bene sempre. È un anno senza di lui ed è giusto che ce lo ricordiamo. Sì. Detto questo, cambiamo completamente sapore, atmosfera e facciamo cultura. Secondo me è il momento di fare cultura. Ma sempre noi, sì. Sì, certo, siamo sempre noi. Ok. Tu hai detto, sì, facciamo la cultura perché è giusto che una trasmissione del genere non la vedano soltanto le crape, le persone, diciamo, terra-terra, le persone così. Quindi l'ultima parte della trasmissione abbiamo pensato insieme a Pino Oliva, insieme a Paolo Torino, che insomma hanno una mente abbiamo pensato noi. No, vabbè. Volevamo fare una rubrica di divulgazione della lingua inglese. Siccome abbiamo una madrelingua che fosse pure mamma e mugero, di mamma, sì. Volevamo introdurre questa rubrica. Beh. Che si chiama Speak Expand. Arrivo pure la sigla, eccola qui. Speak Expand. Vogliamo far entrare i partecipanti a Speak Expand. Mia suocera, la signora Miss, che oserei dire, Lucia Tatarella. Buonasera Tatarella, si siede qui. Sono chi sempre? Sì. Lo iennero. Questo lo diamo a Lucia, eccoci qua, a posto. Questo era italiano, non è che è già inglese. Sì. Chiamiamo, secondo partecipante, sempre un madrelingua, da Tower and Sound. Papu Schwall. Eccolo. How are you? Wife. Ok. Allora. Si chiama Speak Span perché mia suocera parla inglese, quindi Speak meant Span e Pan. E quindi era venuta così questa idea geniale. Chiamiamo il terzo esperto di inglese, l'inglese tipico di Acerra, Francesco Cardarello Procopio. Cardarello, grande attore, un amico nostro. Oh. Grazie. Ma grazie di che? Merda! Non è uno spettacolo. Abbiamo finito? Quasi. Però, Geppi. Abbiamo però... Buona serie. Ok. Arriva però la teacher, la professoressa d'inglese, la queen della radio italiana, la professoressa d'inglese di Speak Span, stasera è Rosanna Iannacone! Sera! Sera! La storia della radio italiana,
Questa signora ha insegnato a fare la radio, non so quanta gente mi ha compreso, quindi è una gioia che sia tutto qui. Le parole, mi è riuscito male. Ma lei ti ha insegnato, lei. Scusa, cari Rosanna, chi se ne ha capito proprio niente. Vabbè, andiamo avanti. Sorry, I'm sorry. I'm sorry. Allora, Rosa, perdonami, come? Devo fare Genofilia. La stessa cosa. Momento, devo, un attimo, Genofilia. Scusate. Attention, please. Attention, devo please. Togliere l'orecchino alla teacher, sennò ci mo stesso burdello da Gregoraci. Ecco qua, perfetto. Stiamo fottendo più ricchini stasera. Allora, hello teacher. Tanti cieli sto. Hello teacher. Ma non c'entra niente. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello pupils. Buonasera. 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 Comincia la lezione. Cominciamo subito con fare una prova con Papuscello. Oh, yeah. Mr. Papuscello. Wise. I'll walk this way. Okay. The first of the class. The first of the class. Papuscello, geografia. Va bene? Un po' di geografia? Con quali nazioni confina l'Inghilterra? Belgium. Sorry? Belgium. Lui è spagnolo. France. In tre. Papuscello. In di tre. Rosa, non devi applicare, se no abbiamo male. No. Ma no, se no ci lasciamo più. Papuscello. Come se avesse detto buono, ok? Voglio ricordarti che l'Inghilterra è un'isola. La Gran Bretagna è un'isola. Perfetto. Okay. Prova a dire United Kingdom. United Kingdom. Ottimo. Come se bruciassimo la lingua. Devo dire che è anche meglio degli inglesi. Andrei oltre. Va bene, continuiamo. Come si intitola l'inno nazionale britannico? Brasil. Prima era Brasil, poi era God save the Turkey. O Greek. Greek. God save the qui. West. Exactly. Perfetto. Ma non è che sono sambaranis. Sto ascoltando da Santa. Capita. Allora, vorrei fare anche una domanda in inglese alla mia pupilla. Lagnò. How old are you? No, ha risposto. Come si manca salario quando parla inglese. Where is the queen? Yes. Sì. Perfect. The queen is in the castle. The queen is has. Ma ripeto, è una domanda. Va bene. Passiamo al nostro pupillo di Acerra. No, perché non faccio figure niente. Pupil from Acerra. Yes. Are you ready? Yes. The question is... Sorry. The question is... Il ponte più famoso di Londra si chiama... Ulagnace. No, non si chiama così. No, mi sono menato. Chissà come ti mai. Aspetta che lo chiedi. Papuscello lo saprà. Yes, Papuscello è Malamar. Siete sicuri, no? Answer Malamar. Il ponte più famoso di Londra si chiama Tower... Bridge. È un ponte ma non è lo stesso, va Blues. Bene. Yes. Allora, pupil from Acerra. You should like me, Maybe get a match. Qual è il soprannome dei famosi poliziotti inglesi col fischietto? O carabinieri, o gendarmo. No, ti suggerisco, va, ti aiuto. Bobby, diminutivo. Creiamo un sereno.
Un bocconcino. Bocconcino anche. Allora, teacher, sì, chiediamo qui, perché lei il livello è molto alto. Italiano non lo capisce, quindi parliamo solo in inglese. Andiamo a fare la lei madrelingua. Aumuk. Sì. C'è il raffreddore. No, sei... no muk, much. Much. E mucha. It's very expensive. It's... Perché non ce la fa? Ma poi ripete, risponde, non ha da ripetere. Expansive. Ha risposto, dancewear. Dancewear. Yeah. Okay. Yeah. Ma perché ripete? La domanda risponde. Ma non stanno attaccando il cervello. No, no, questa è lezione di listen and repeat. Allora listen proviamo, repeat. proviamo. Proviamo prima con la signora. Hi bro. Ripeta. Hi bro. Hi bro. Hi bro. What are you doing? What are you doing? Poi va bene un po' a cacca. No, 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 è che... No. Guarda, ci stanno più possibilità alla cacca. No, capisco proprio. Hi, allora, look the last, but not to least. Not least. Facciamo una prova di ripetizione. Passiamo la musica. Oh. Proviamo oh. Solo la musica. L'ultima possibilità. Signora, applicate. Che anzi, fate una cosa, prenotatevi per rispondere. Where is the pool center? The pool center in there. Arrow we want. Va bene? Il primo che vuole rispondere. Arrow we want. Ripetete questo titolo di canzone. Ok. Can't take my eyes off of you. Heidi. Ti sorrido nel mondo. Repeat. Heidi. Heidi. Ti sorrido solo lui. Ai me. A parte che non è inglese. Anche un secolo su Zimbabwe. Ma non è inglese. Ma chiediamo scusa e ringraziamo la regina della radio italiana, Rosanna Iannacone. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie. È stato bellissimo. Grazie, grazie assai. A Radio Marcia, Rosanna Fiore King of the Queen. Grazie. Allora, grazie mille, no, Catavallo. Abbiamo. Ah, corri là! Ci sarebbe ancora. Ciao, allora, c'è la scuola di danza. Esatto. Donna, dobbiamo... scusa. Allora, ti spiego che è successo. Sì, è arrivato il maestro. Ecco, appunto, è arrivato un grande maestro. È arrivato il maestro. Attenzione. È un attimo solo, c'è una sorpresa incredibile. Peppe, andiamo mi senti? Proprio. Sì, eccolo è qua. È arrivato il maestro. È arrivato perché io avevo preparato proprio qua un corso con un maestro che sarebbe venuto da fuori. No, vado a spostare qua perché sta arrivando il maestro di ballo. Sono io il maestro di ballo. Spaziamo proprio. Ma che pazziamo? Un po' spiritoso, però se... No, ma deve venire il maestro da fuori. Maestro, la... io sono venuto da fuori. No, non è questo. No, è un workshop. Un workshop, hai capito? No, workshop, mi dispiace. Aspetta un attimo, mi dicono qualcosa. Che succede? Non si sente il microfono. Io avrei un problema col microfono. Ha cominciato a rompere. Siamo così bene. Cambiamolo al volo. Sta tornando indietro. Rewind. Io non ho capito. Cioè, non si è seduto niente fino a mo'. Niente problema. No, ma la del nuovo c'è stato tutto. E magari perciò facciamo finta che non è successo, è la, non ci sapevo. È la migliore trasmissione perché di tutti i tempi dei secoli. Allora, proprio mi spieghi il motivo del... Non lo so, si è presentato il signore qua, noi stiamo aspettando allora. Un maestro che viene a foro, si è presentato il signore e si è stato a parte che aggiungo che viene a foro, io ti sto dicendo... Sì, no, da fuori io sono foro. Maestro di ballo. Vabbè, allora, io ho organizzato un workshop. A tutti i programmi radiofonici, chi ero che ballava all'Atleti? Radiofonici? Non lo so, chi è? Ria, perché non mi veniva, ma io ci stai però. Questo è un workshop. È facile a ballare in televisione con le stelle e sotto la luna. Questa è una scuola di danza moderna. E per più panza moderna che essa, scusa. No, panza, danza! È panza, panza, ma... Oh, sa una gerga. Allora, senti, se ti c'è... Cazzo, trazzo, si esce. Sì, ma sta maga, se fai... Piano un caffè, ecco. Sembra un canale 21. Sta vinta l'amicizia, allora... Allora, fateci vedere, voglio vedere il maestro se ci fa vedere la sua arte. Allora, sì. Io infatti gli volevo dire, mo, non mi serve perché fino a mo' sì. Ho giocato. Ah. Ecco il mio allievo, il mio ecco pupillo, qua. È arrivato anche lui. Io vi sfido, visto che non giochi che sono maestri di danza e cose, vi sfido a tutti e due. E poi ti vorrei, a pochino. Ma, qualsiasi tipo di ballo. Ah, sì? Ma, e va, su, alzati e fammi vorrei. Ah, c'è più che c'è il sassietto.
Come si? Perché una tabella scomoda da sua faga. Aspetta, che si può ballare a settare. Come si balla a settare? Che tu quando vieni a festa in un trovo posto, se assettate in giusto spazio a ballare, non balla lo stesso trovo posto. Vabbè, vediamo un po', datemi una sedia, vai. Portate delle sedie, grazie. Balla lì, è facile ballare te sulla. Stanno arrivando i seggi, dimmi che. Qua è tutto preparato, capito? Anche sì, per il mio pupillo, una sedia. Ma arrivi anche a te il seggio, se l'hanno arrivata a te. Dalle che sia la seggio che non mi mantenevo, non so. Una, anche per il mio pupillo. Allora, ci vogliamo muovere? Pupillo, che c'è il telegiornale di Canale 21? Dopo dobbiamo fare questione. Ma poi arrivo Marzullo. Allora, vai. Ma, vediamo, vai. Non mi ha fatto preciso. Va. Allora, che devo dire? Metto paura tutti e due. Sono chi? Sono loro. Vediamo che succede, no? Allora, forza. Un, due, tre, via. Pensa che non c'è sta cara, potremmo pure l'uomo. Scusate. Grazie. È il maestro, è il nostro maestro. Siamo il grande maestro. Vediamo chi ha vinto. Con vediamo i nostri mezzi potenti ci siamo accontentati perché cose sono quelle che sono. Vediamo chi ha vinto. Vediamo un attimo. Metti la cara. Aspetta, dammi un attimo. Pronto? Vai. No, non ci credo. Le carte, vince Mello Ierio! Grazie, grazie ragazzi, che meraviglia! Maestro, ci può tornare, ci torni a trovare perché è una esclusiva mondiale. Ma che sia fotografia? Non lo so. Grazie mille a Mello Ierio! Domenico Garofalo, Francesco Procopio. Allora, adesso chiudiamo questa puntata di Peppi Night su una mia richiesta specifica. Richiamiamo Tommaso Primo. Allora, questo è un pezzo che è, secondo me, l'essenza di questa festa. Sì, un po' è l'essenza del Peppi Night. Io ti ringrazio di avermela, di avermi concesso questo piacere. Tu sei sicuro che la possiamo fare? Io la voglio sentire, sono quasi le 11, possiamo anche cantarla. Okay. È un pezzo meraviglioso. Io nel frattempo ringrazio veramente tutti. Ci vediamo lunedì alle 20.50 su Canale 21. Ringrazio Canale 21, Paolo Torino, Pino Oliva Pertroisi, Claudio Malfi. Ringrazio Maria Bolignano, Alessandro Bonide, che sono stati così carini, ma sono amici nostri veri. Signori, finiamo il Peppi Night stasera con Tommaso Primo, Madonna Nera! Grazie! Nu vecchio puttaniere mi è za via, scendevo centro e Napoli a tessera, cercavo un momento all'aria, con chi veniva amore per mestiere, nun primo matrimonio da mala. Na figliulella mai riconosciuta, è fatica voi urnan de spidala. Per 1300 euro o poco più, maronna nera, stai in danno a sciabbiatuleta, quando ti sposo te faccio burreta, mo lieva da mutanti ora ci sei, mamma rocarbana. Poi picciarella che stai per viargina, maliziosella che non dan immagina, mi dici son del segno della Vergine. Nu vecchio puttaniere mi è za via, scendeva a bascia una palattese, va piazza Garibaldo a ferrovia, cercava carne fresca, carne nera, oi signorina quando va pigliata. Va aperta, si va a chiappa, sono in scuola, so vinta per una pelle nu, grattina. Va aperta che mi chiama Pascalina, maronna nera, che stai rindando a sciabbiatuleta, quando ti sposo ti faccio burreta, mo lieva da mutante ora ci sei.
mamma rogarmana, oi picciarella che sta per viargina, maliziosella che non dà immagina, mi dici son del segno della verge, noi vecchie puttaniere mezza via, ricette in due specchio non mi fida, fu catturato da malinconi, e sanietto un coppo rotti fila, a notte con le danze vero buona, chi è sta fata reda stu lampione, e si accostò poi al ciglio della strada, soltanto per le chiedere quando è. Un tempo perfetto. Oh. Ma vita è una bandiera senza fun, cavo de gira da presento cunda, o sangue in de vena se gelai, quando son detto che fai capapà. Maronna nera, che stai rindando a sciabbia tu l'eda, quando ti sposa ti faccio burreda, mo lieva ta mutante ora gisena, mamma ro carmana, oi picciarella che stai per viargina, maliziosella che non dà immagina, mi dici sotto del segno della Vergine, Maronna nera, la serenda tua sciabbia d'oleta, quando ti sposa da faccio curreta, moriva da mutante ora ci sei, mamma ro carmana, vuoi vincere la casta per viargina, maliziosella che non dà immagina, mi dici sotto del segno della Vergine. Tommaso Primo al Martinet, ci vediamo lunedì alle 20.50, buonanotte, grazie! Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppy Night Fest, la seconda dose. In collaborazione con... Vai oltre il risparmio. Linea carta casa wow. L'anticrisi sconvolgente. Bava, Opportunity Shop. TechMate, sempre un passo avanti. Validoso, semplicemente prodigioso. Delfino Surgelati, compri freddo, mangi fresco. Bed & Well, dormici su. Il Ruspante, passione per la qualità. Prezioso Casa, il centro arredamenti numero uno in Europa. Sagipin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Alba Gel, nato per il bucato, ideale per tutta la casa. Boruni Experience, tanti servizi, un solo esperto. SEA 2.0, sicurezza ambientale.